tutti, oggi sono con Camillo. Cosa ci porti oggi? Anzi, cosa ci fai vedere? Oggi ti faccio vedere l'ultimo prodigio della Game Freak, il nuovo gioco di Pokémon che è uscito con tantissime critiche dietro a causa dei glitch e dei bug che affliggono questo gioco. Quindi voglio fare un gameplay con te per farti vedere lo stato pietoso di questo gioco. Ok, io non sono un esperto di Pokémon, io so quello che c'era in televisione all'inizio degli anni 2000. Ok, Ash, Pikachu. Sì, quello. Intanto come si chiama il gioco? Si chiama Pokémon Violetto, Violet. Ok. Edizione Regno Unito, perché l'ho preso qui Regno Unito. Ok. Cambia con quella italiana? No. Ah, ok. Vabbè, quindi Region Free. Allora, cioè, io non ho mai giocato a un gioco di Pokémon, quindi il gameplay lo farai tu, perché io non saprei manco come metterci le mani. Ok. E spiegarmi come funziona, penso, mi bagherei io prima del gioco. Ok, non è facile in realtà questo. Tuttavia, cioè, ci puoi spiegare dove siamo, cioè qual è l'ambientazione? Perché l'unica cosa che io so è che è un open map, giusto? È un open world. È un open world, invece gli altri in passato erano? Erano, l'ultimo è stato open map, mentre invece quelli ancora prima erano dei classici giochi su dei binari dove tu inizi punto A, finisci punto B. Ok, qual è la differenza tra un open map e un open world? La differenza in un open map hai delle grandi mappe che puoi esplorare, però tra una grande mappa e l'altra c'è di solito un hub centrale che tu visiti per cambiare. Quindi ad esempio c'è la mappa vulcanica, la mappa innevata, però sono comunque, non sono realmente collegate. Ok. Mentre invece in un open world tu sei qui nella mappa, hai l'opportunità di girarla liberamente già all'inizio del gioco. Ok. Che è l'obiettivo di questo gioco, però i risultati sono stati alquanto discutibili. Ok, da quello che ho letto io dal punto di vista tecnico è che questo gioco è caratterizzato da diversi memory leak. Esatto. Per chi non sapesse cosa sono i memory leak, quando si fa un programma, durante l'esecuzione di un programma, il programma ovviamente chiede della memoria al sistema operativo, quando però la chiede la deve rilasciare. Ecco, il memory leak succede quando non c'è un rilascio della memoria che poi non serve più, e quindi tante memorie occupate si accumulano e fa scoglionare il programma, ma in questo caso fa scoglionare a quanto pare il gioco. Esatto, uno dei problemi principali è lo spawn dei Pokémon. Ok. Che nell'ultimo gioco che era open map era gestito in una maniera un tantino diversa e migliore. Ok. Dall'ultimo data mining è uscito il codice del gioco. Il codice del gioco? I data miner hanno preso il gioco e hanno estrapolato il codice per vedere perché questo gioco fa così schifo tecnicamente. E hanno visto che ci sono parti del codice con una cascata di if in cascata che vengono eseguiti per ogni Pokémon che spawna all'interno della mappa. Allora, senza ulteriori indugi, io direi di andare al gioco e ci fai vedere come funziona, anche perché io, questo diciamo è il secondo gioco che vedo per la Switch, proprio che vedo io della mia in prima persona. Non è un buon inizio. Il primo gioco che ho visto e ho giocato per la Switch era il gioco della ragazza di mio amico. Giocavamo a Tetris. E lei ci ha scassati. Ok. Abbiamo fatto qualcosa tipo 7-10 partite, ma in due non abbiamo vinto. Ci ha distrutto, ci ha fracassati. No, non sono un grande giocatore di Tetris. Lei a quanto pare sì, e ci ha distrutti. Poi ho visto anche qualche, diciamo, gameplay in prima persona di Monster Hunter, che ho visto che anche tu c'hai. Quello è molto bello. Però diciamo, cioè, tu mi assicuri che questo, paragonato a Monster Hunter, che magari ho visto in qualche occasione, è peggio. Ma diciamo che Monster Hunter è sviluppato da Capcom, quindi non da Nintendo in prima persona, ed è uscito al day one con un livello di performance e prestazioni nella console ottimo. Ok. Questo caso di Pokémon, tutti i problemi che lo affliggono, di questo in particolare, esatto, è un caso isolatissimo, perché tutti i giochi first party che vengono rilasciati per la Switch, vedi Super Mario, The Legend of Zelda, vengono sempre rilasciati in una condizione ottima, una condizione tecnica ottima. Ok. Non è il caso di questo gioco. No. Ok. Vabbè, senza ulteriori indugi, andiamo al gameplay e ci vediamo tra poco. Allora, dove siamo qua? Qua siamo alla Lega Pokémon. Io non ho ancora finito il gioco.
Beh, anche perché con, però, con tutti questi bug. È difficile giocarci per troppo tempo, anche perché adesso vedrete quanti glitch, soprattutto della camera, ci sono. Da quando è uscito questo gioco? Ma sarà una settimana e mezza. Una settimana e mezza? All'incirca sì. Ok. Ed è diventato famoso, giusto? Ma il miglior lancio di un gioco su console Nintendo dovrebbe essere. Dai, però finora si sta comportando bene, dai. Cos'è sta moto che prendi piano andando? Questo è praticamente, te lo danno all'inizio del gioco, è tipo la cavalcatura. Ok. Che tu la utilizzi per andare un po' più veloce, per andare in cielo. Ok. Per andare in acqua. Chi vogliono questi? Questa è la gestione dei dialoghi su questo gioco. Vediamo cosa dice, aspetta un secondo. Tu per... Vedessi mio figlio, c'è un po' di overlap. Sì, tu per leggere l'intera conversazione devi girare. Perché usano un billboard di giusto? Sì. Ok, se noi siamo non vicinissimi a un personaggio, vedete l'animazione di questo personaggio è abbastanza fluida. Okay. Tu ti allontani qualche passo, robot. Poi effetto pop-up su personaggi vicinissimi, tipo questo qui. Ok. Ah, guarda scombare! Oh, oh, oh! Vabbè, c'è diciamo un camera clip molto basso, molto vicino, cioè. Questa passeggiata a 2 frame al secondo. Ma gli altri giochi Pokémon erano così in passato? No. Ma ci sono altri giochi per la Nintendo Switch tema Pokémon, giusto? Sì, questo, allora, prima di questo è uscito Pokémon Legend Arceus. Ok. Che condivide più o meno la stessa impostazione open world, cioè in realtà è open map. Ok. Questo invece ti permette di andare in giro per la mappa già all'inizio del gioco. Ok. E secondo me questo è uno dei problemi, perché appunto la Game Freak è la prima volta che fanno un gioco open world, quindi è una sorta di esperimento, diciamo. Potrebbe essere anche l'ultima. Sì. Guarda quest'ombra. È il cartello? Sì. Ogni tanto, beh, scompare perché dice, è inutile qui, nessuno se ne accorge che scompare. In un gioco come questo comunque si perde la componente di immersività. Cioè, guarda. Vabbè, capita di compenetrare una ringhiera. C'è un modo per far vedere un combattimento? Sì. Cornelio. Il famoso. In casa gli sei c***o. Sei in c***o. Ah, il gioco potrebbe avere tutti i glitch del mondo, però le musiche sono fighe. Le musiche sono fighe, è vero. Vediamo se lui fa la piroetta. Lui chi? L'allenatore avversario, quando finisce la battaglia, potrebbe fare una piroetta. Ovviamente non prevista dal gioco. Forse perché fa la piroetta, forse perché è felice, tu che ne sai. Perché fa sul super lancio di Pokéball? Poi in realtà il Pokémon tipo arriva a 1,5 metri di distanza. Non l'hai visto, non è muscolosissimo il Master Yoda. Oh, ma sei incazzato Cornelius, là, come si chiama? Un altro. Oh, ma l'hai fatto arrabbiare. Hai sconfitto il giramondo Cornelia. Hai vinto 2222 pi cosa? Sarebbero poche yen. Le famose poche yen, no? Ma questa volta lei è una lei, giusto? Questa è una lei, questa ma è una lei. Non ho sbagliato. No. E anche lei sembra un po' incazzata. Perché sono tutti incazzati che sfidi? Vediamo che succede ad Angelica qua. Ecco quando dice che fa quella pirouette che dici dopo. Esatto. Eccola! Viola.
un problema grande è se tipo tu incontri un Pokémon e sei in una in un terreno con una discesa. Infatti adesso non si può combattere con i Pokémon, no, in discesa. Sì, però è molto probabile che scoglioni il gioco. Esatto. Pinguini, il Pokémon pinguino. Veniamo. Ma questi qua si possono catturare? Sì. Ma, so, ma non sono forti, sono. Ma in realtà questo non è malissimo. Il pinguino? Sì. E che fa? Qual è il suo attacco speciale? Guarda, dovrebbe avere, se non ricordo male, un'abilità che quando lo attacco in realtà rompo la sua testa. Ok. E invece no. E così però lo sconfiggi, non lo catturi? No. Ok. Vuoi vedere una cattura? No, a me la facciamo un Pokémon gigante. È difficile da sconfiggere. Mi sa di sì, perché sarà tipo livello 75 più o meno. E tu sei a? 75, io 57. Non andrà per niente bene. Nel frattempo c'è quel Pokémon selvaggio che mi guarda. È giusto che scompare? Tipo lui secondo me lo fanno scomparire per... No, Dragonite scompariva quando faceva l'attacco, è giusto? Ma non lo so. Questa inquadratura dal sottosuolo. Vabbè, dai. Intanto scogliona, perché se come dicevi tu sta facendo un combattimento su... Sì, una discesa. Una discesa. Oh no, il Pokémon è uscito dalla Pokéball. Eccolo. Sei contento? Però se vado in una grotta, secondo me ci sono problemi di camera più evidenti. Veniamo. Ma ne cerco. No. C'è un Pokémon. L'avevo vista. C'era un Pokémon nascosto del muro. L'avevo vista, l'avevo vista. Ma chi ha messo questo spawning point attraverso il muro? Lo stagista della Game Freak. E c'è ancora l'altro Pokémon. C'è ancora. Io non l'avrei mai visto io. E qua in realtà vorrei uscire senza sfidarlo. Ah, perché però non sta funzionando. C'è tipo la funzione che tu mandi avanti il Pokémon, però non funziona, quindi. Il punto è mandi avanti il Pokémon. Ma dov'è? Ah, ok. La telecamera è entrata dentro il muro. Okay. È come quello di poco fa che c'era, no, la telecamera sotto il, sì, il, esatto, il terreno. Ma come il, diciamo, l'anime, c'è, diciamo, anche qua la Lega Pokémon, deve vendere le medaglie, queste cagate, sì, qua. Sì, sono tre trame in realtà. Una di queste è quella, la classica, prendi le medaglie, okay, sfida i capopalestra, okay, e batti la Lega. E la seconda trama? La seconda trama è raccoglierli tutti. È il no, in realtà è il classico team malvagio di ogni gioco, devi batterlo, okay, eccetera. Ma sono tutti in parallelo queste trame? Il gioco ti permette di affrontarle, sì, in maniera parallela, puoi, okay, completarne una e proseguire poi. Proseguire, sì, però diciamo che ci sono dei binari invisibili, ok, che non ti permettono in realtà di scegliere quello che vuoi fare. E la terza? La terza, ci sono dei Pokémon dominanti, grossi, devi scoprire il motivo. Aspetta.
Eccolo. Allora, cosa stiamo vedendo qua? Ah, qui possiamo vedere un classico esempio di, non lo so. Vabbè, è normale, no? Qui c'è un collider sulla bandiera. Molto naturale, molto immersivo, comunque. Vabbè. Ecco che... Ma cose di questo tipo non c'erano in passato? No, no, assolutamente no. Diciamo, è il primo gioco che osa così tanto, ok? Però essendo è il primo gioco che osa così tanto di questa famiglia, perché open world c'è sta, c'è sta. Cioè, però essendo Pokémon uno se non il più brand potente, cioè Pokémon è un brand potentissimo, spazio dai giochi a gioco di carte collezionabili, l'anime, peluche, potente Pokémon, non ti aspetti un prodotto del genere. Queste sono tutte zone esplorabili della mappa, che viste da qui sono tre poligoni. Ah, comunque appaiono meglio delle dette piramidali di Lara Croft. Ci sposteremo su una montagna in Nevada. Ma questa non è l'isola di Greed Island, vero? No, non è l'isola di Greed Island. Stavo mischiando le carte. È scivoloso. Non si attacca. Vabbè, ma è scivoloso, no? Si è bloccato. Sei rimasto incastrato? Sei rimasto incastrato. Sei rimasto incastrato? Fa così il gioco. Gioca così. Quando si incastra. Non è successo niente. Quando si... Aspetta che qua sta sfogando tutto. Ma perché sta sfogando tutto? È la Sierra Nevada, giustamente. Sì, questa regione è ispirata alla Spagna. Infatti, chiaramente ispirata come forma alla penisola iberica. Perché? E ogni volta che loro fanno un gioco nuovo e fanno una nuova regione, le aspirano sempre a un... Ah. Sì. Infatti, la scorsa c'è stata una regione ispirata alla Francia. Ok. Una ispirata alle isole Hawaii. Ok. E tutte le altre invece sono ispirate a regioni del Giappone, come la regione del Kanto. Ok. Oh oh. Muori? No, no. Non è contemplata la... Perché i bambini non possono vedere la morte, no? Ma i tuoi Pokémon possono morire? Non definitivamente. Vengono messi tipo fuori gioco. Esatto. Perché i bambini non possono vedere la morte. Manco, soprattutto dei Pokémon poi. Ma visto che tu sei in un'isola e puoi andare sull'acqua, cosa succede se ti allontani troppo dall'acqua e dall'isola? Questo non l'ho mai provato. Proviamo. È il momento giusto per provarlo. È tipo, sarà tipo The Truman Show. C'è il muro. Il muro invisibile. A un certo punto parte la tempesta. Oppure genera acqua all'infinito. Credo a un certo punto muro invisibile. Oppure schermo nero e ti riporta. Beh, che ci sta, dai. Se scoppia la Switch che è messa là, sarà, diciamo, la... Ecco, forse sono arrivato al muro. Ah no? Sì. Sì, vabbè, ci sta, dai, che c'è un muro invisibile. E vabbè. Quindi è il Truman Show. Truman Show, esatto. Wow. Allora, io non giocavo da diverso tempo e continuo comunque a non giocare, però di robe strane ne abbiamo viste, tipo quella cosa che casca e resta... Abbiamo visto anche poco, in realtà. Secondo me c'è molto peggio. Io ho fatto un giro sul web per vedere i glitch. Ma questi sono genuini? Cioè, ci possiamo fidare che sono dei glitch genuini? Sì, sì. Anche perché non ho visto alcuni ripresi proprio... sulla console, okay. Non con un'acquisizione schermo, quindi si sono okay. Super affidabili. Noi abbiamo fatto la ripresa con la telecamera A perché non ho una scheda di acquisizione e B anche perché non sapevo come altro fare. Noi ci abbiamo provato a prendere, diciamo, quanti più bug e glitch grafici possibili. Abbiamo visto quello che ci hai fatto vedere. Magari mi farò un giro sul web, metterò altre robe in sovraimpressione per vedere cosa succede. Mi assicuri che trovano della roba proprio juicy juicy. Datti un orario di fine per questa ricerca, perché altrimenti fino a domani mattina sarei lì a guardare video di glitch e di bug. Allora, io ho una domanda. Sì. Io so che tu sei un cultore di Pokémon. Sì. Da non cultore di Pokémon,
consiglieresti l'acquisto di questo gioco? Assolutamente no. Da cultore di Pokémon, fan di Pokémon, consiglieresti l'acquisto del gioco? Assolutamente sì. Purtroppo sì. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Purtroppo sì, perché se questo gioco non si fosse chiamato Pokémon, sarebbe stato un gioco da 4 su 10. Da quanto tempo giochi a Pokémon? È dal 2002-2001. Per quale console? Game Boy. Okay. I classici ma della Game Boy, quindi rosso, blu. Esatto, il primo è stato il mio primo gioco, è stato argento. Ok. Poi con argento. Per il Game Boy Color. Ok. Poi Game Boy Advance, rubino, zaffiro e così via. Ok. Sì. Poi per quale altre console sono usciti? Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, ok, Nintendo 3DS, Nintendo Switch. Sì. Quindi sono rimasto solamente in questi, cioè non c'è la PlayStation. Sì, è un'esclusiva Nintendo. Allora, noi ti ringraziamo per averci introdotto a questo, a questo mondo dei Pokémon che a me mi è sconosciuto per motivi ovviamente anagrafici. E non è il momento di avvicinarsi alle serie, evidentemente. Però un domani la Switch me la vorrei comprare, anche perché ho visto che ha dell'hardware interessante. Non so se tu sai che ha un processore ARM. Ok. È una scheda video Nvidia, se non ricordo male Tegra. Che però per essere un dispositivo di qualche centimetro di spessore non è male. Non è male, però cioè, si parla già del prossimo modello che dovrebbe integrare DLSS, e che è una tecnica che utilizza il machine learning per migliorare la resa dell'immagine sfruttando. Suppongo poco. Che DLSS significa deep learning? Non lo so. Magari ci farò un video più approfondito su questa cosa. DLSS. È una tecnologia comunque che è utilizzata da tutte le console di nuova generazione. So che una cosa del genere è di Nvidia proprietaria. Esatto, questo qua sto dicendo. So che la si trova già nelle schede video Nvidia di ultima generazione. Sì, sì, sì. E sono quasi certo che nella mia c'è, perché la mia è una quadro. Ok. Però io, come tu ben sai, non ho giochi sul mio computer, quindi non posso sperimentare sto mondo. Perché come tu ben sai, io la GPU la utilizzo per altre cose. Per altre cose, ok. È finito? Cioè, io vorrei provare un gioco nella mia vita su questa GPU, però non so come installarmi. Dovresti iniziare. Ma non voglio comprare una cosa che poi so che uso per 10 minuti e poi la cancello. Allora... Perché so che se no poi... No alla pirateria. No, a prescindere, no, cioè... Anche perché fra il lavoro, il canale, ci sta. Ogni tanto vorrei farmi anche una doccia. Lo sai che faccio robe in Raspberry Pi tipo alle 2 di notte. Lo so benissimo. Quindi no, non c'ho il tempo. Allora, siamo in conclusione. Io vi ringrazio per aver guardato. Vuoi concludere tu? Sì, e vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Non dimenticate gli altri video. Per esempio quello di programmazione che in questo video sono andato da Dio. Ok. E vi ringraziamo ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!